Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Allora, io ho ancora la mascherina addosso perché io vi avevo promesso che oggi avrei ringraziato, ecco, un omaggio dovuto a Teosport di Montebelluna per le mascherine Orler che ha fornito a tutta l'azienda. Siamo nelle vostre case con le mascherine Orler, quindi voi ci seguite sempre con queste, io vi invito però ad andare nel sito di Teosport, io ho un breve spot che manderò in onda tra un paio di minutini dove voi siete in grado di vedere non solo queste, ecco, le mascherine Orler sono una sola delle mille grafiche che fa Teosport. Lì ce ne sono molte, anche di più belle, che voi troverete tutte, però siete in grado, se avete un'azienda, degli amici, una passione, di farle su misura per voi. Quindi dalla taglia alla grafica, al modello, eccetera eccetera. Mascherine che non sono solo belle, non sono solo anti-Covid, ma sono antiproiettili, antisfondamento, ignifughe, antisuono, quindi ecco, sono proprio fanno tutto, fanno anche il, il caffè queste mascherine. Allora io vi invito, ecco, siccome si spendono sempre più soldi ora come ora per mascherine, mascherine chirurgiche che magari fanno il mal di testa, sono strette vi trovate quei pelucchetti in bocca dopo poco? Per la gente che lavora 8 ore al giorno e si trova a, ad avere sempre la mascherina addosso, con queste voi. Le potete lavare fino a 30 volte e le mascherine durano ancora, che significa che voi spendete i soldi di una sola mascherina per un mese intero, quindi non pacchi, eh, scarti, eccetera, eccetera, delle mascherine molto più comode, più semplici e soprattutto molto più belle. Allora prego regia con il video. Eccoci in studio, ben ritrovati. Allora, siamo qui con un ospite d'eccezione, un ospite che non ha bisogno di tanti complimenti, presentazioni eccetera. Per quale motivo? Allora, è Lorella Pagnucco Salvemini, direttrice di una nuova rivista d'arte di cui lei vi spiegherà ecco, ogni qualità, ogni pregio. Il fatto che essendo appena uscita c'è molto, molto da dire. Io l'avevo già. Avuta qui ospite circa un anno fa, era uno dei primi corner, quindi c'è il video su YouTube voi siete in grado di andare a trovare tutto quanto quindi non sto qui a spiegarvi troppo nello specifico per non essere pesante chi è cosa ha fatto eccetera è qui per presentare il nuovo numero di AV art mag quindi prego lorella io inizio subito è eh, una chiacchierata lo so bene non un'intervista una cosa un po' seria o seriosa è una cosa molto più allegra e ironica eh, come è nata l'idea di aprire una rivista laddove lo sentiamo in Italia oggi aziende che chiudono, aziende in difficoltà aziende che non sanno come farcela ecco, qua e là, anche nel mondo dell'arte ci sono delle scintille che si accendono AV Art Mag è uno di questi quindi sentiamo un po' come è nato il tutto ma guarda, sicuramente proprio perché il periodo è brutto anzi tragico e siamo tutti oppressi da notizie eh, che incidono nella nostra psiche oltre che nelle nostre tasche. Io penso che l'arte, banalmente, perché è una frase super citata, come diceva Dostoevsky, salverà il mondo, proviamo a rilanciare con una nuova rivista d'arte. Abbiamo iniziato a immaginare eh, quale, come, esatto. e quindi dovevamo pensare a una rivista d'arte che non c'era. Abbiamo iniziato a pensare alla rivista che ci sarebbe piaciuto avere fra le mani, spogliare, eh, leggere, incuriosire, eh, l'odore della, della stessa carta, eh, una qualità di carta che sia super contemporanea e molto, molto, molto raffinata. Molto è stata elogiata molto questa nuova carta che hai usato, quindi diversa Vabbè, dal solito, non, non lucida, molto più profumata, anche quindi una cosa sì. molto diversa dal solito. Sì, beh dai, facciamo pubblicità, è la Fedrigoni, eh, Bisogna, White Ruff, è giusto. È, giusto. è una carta ruvida, porosa, che assorbe bene il colore e eh, si presta a quel tipo di rivista che avevo, che avevo in mente, con un tipo di impaginazione molto più simile alle riviste d'architettura, di sicuramente, design, sicuramente. che non al rotocalco. Esatto, quindi sì. lo stampo che avrà da ora in poi a Wartmag è questo, quindi magari un fondo scuro, sì, questa immagine è... chiara. Cioè diciamo che eh, abbiamo trovato questa AV in... Io lo dico AV, comunque. AV, vai. Allora, <ride> AV at meg. Eh, no, se poi vogliamo essere precisi è IW, ma mi sembra... No, no, è troppo... No, lungo cioè mi pisa, sembra no. un'esagerazione, cioè, un uno sfoggio inutile. E si chiama AV perché sta, A sta per Art okay. e la V sta per le 5V doppio del giornalismo inglese. Quindi già... Tu mi dici inglese significa che c'è già questa spinta internazionale che poi andremo a leggere in tutto e per tutto nelle sue Allora, Sì, nel senso che ogni testo è tradotto in lingua inglese e per facilitare la veicolazione all'estero siamo in vendita in edicola in parecchie capitali europee, anche nella Svizzera tedesca, nella Svizzera italiana. Anche nel Principato di Monaco. Dove cioè... conta? Dove ci sono le fiere, dove ci sono gli eventi, le cose fighe, dai. Allora, la rivista deve andare nelle mani giuste. Esatto, esatto. è una rivista che io ho, ho definito per ehm, rivolta a tutti, ma non per tutti. Non è l'usa e getta l'informazione veloce, ma è la meditazione esatto. su determinati argomenti. Dicevo le 5 V doppia del giornalismo inglese. Who, what, where, when, why. Esatto, sono come i sette nani. Quale, le, le, le dette tutte queste giuro. Sì, sì, perché le ho lette, perché altrimenti manca sempre una, no? Esatto, esatto. Traduciamo chi, come, cosa, quando, perché e a, queste, eh, sì, eh, a, questi, a questi termini corrispondono altrettante rubriche che sono definite in questo modo, per cui who è chi e lì mettiamo i personaggi che intervistiamo. Eh, what, è la che vuol dire che cosa, è la parte centrale della rivista, quindi con le mostre più prestigiose e più importanti del, del periodo. Where, che significa dove, eh, sono mh, notizie eh, impaginate per mezza pagina ciascuna e diamo delle indicazioni sempre di taglio internazionale. Parliamo di mostre in Italia e di mostre, eh, abbiamo diversi vero. collaboratori all'estero, esatto. come, come tu sai. When sono le news, proprio le notizie. E why, che vuol dire perché, vabbè, tocca a me spiegarlo. No? Esattamente, <ride> l'editoriale. <ride> esatto. Esatto, e, quindi ecco dei settori, ma soprattutto io eh, pongo l'attenzione su cosa? Sul fatto che ci sono tante. Eh, tante riviste d'arte che parlano o solo di interviste o solo di mostre o solo di fatti di cronaca qui c'è un, un po' di tutto tu spazi a 360 dove anche su rubriche molto eh, strane diverse che sento che ti invito proprio a citarmene un paio perché sono delle, delle cose in più che non trovo altrove beh eh, diciamo che seguiamo molto anche il collezionista e le esigenze del collezionista per cui abbiamo eh, due rubriche eh, gestite da avvocati e da legali che sono a disposizione per affrontare temi che hanno attinenza non solo con i falsi, ma con tutte le problematiche, il diritto di seguito, eccetera. Eh, Un'altra rubrica un po' sfiziosa è Arte da mangiare, bellissima, bellissima, <ride> di Guido Andrea Pautaschi. Che salutiamo perché più volte ho citato in questa sede un grandissimo nome, quindi è anche lui uno dei vanti della rivista. Sicuramente, poi insomma è figlio di quel pautasso della Rizzoli che nessun narratore italiano, nessuno scrittore italiano poteva pubblicare negli anni 50-60 se assurdo. non c'era il esatto. benestare del padre per cui tu pensa che background che ha culturale e certo, certo. di esperienze personali di vita con i più grandi scrittori del secondo novecento Certo insomma. No, poi abbiamo... Mh, Chiamato la copertina ha dato un titolo Spotlight, cioè sotto i riflettori, e quindi volta per volta sceglieremo un artista. Alla copertina corrisponde anche un redazionale di 8-10 pagine. Esatto. Poi, eh, ecco, c'è molto inglese, no? Cioè, un po' perché la tendenza del giornalismo attuale, abbiamo chiamato, intitolato queste rubriche in inglese, ma non per, così, per esatto. esterofilia ma perché tanti nomi sono ormai così entrati nella nostra lingua italiana che diventa all'opposto pedante tradurre. Esattamente. Ecco, cioè se tu metti Spotlight uguale sotto i riflettori facciamo ridere i polli, no? Cioè, allora, Esattamente. Cioè, non <ride> Bisogna essere tutti, un, po', ecco, un, smart, po più, un po' smart, un po' smart. Sì, un po' smart, senza eccedere e ricordando la nostra storia, perché è una rivista internazionale nei contenuti, nella diffusione. Eh, negli argomenti, nella traduzione, ma noi siamo orgogliosamente italiani. Esattamente. Infatti, copertina, è chi ha in questo numero un italiano che, di cui ora si parla non poco, io eravamo insieme a quell'evento meraviglioso che c'è stato a Venezia, so che c'era Rai 1, Rai 2, Rai 3, c'erano tutti quindi l'artista credo di questi ultimi sei mesi come minimo dell'anno del forse, momento esattamente sappiamo di questo nuovo progetto in corso dell'albero di Natale che ci sarà tra una settimana scarsa, Infatti, di nuovo a nome, a firma di Plessi, Fabrizio Plessi, e quindi averlo in copertina a battezzare questo nuovo numero io credo. Credo che sia al massimo, è un vanto italiano, quindi sì. Allora, è un vanto italiano, io sono molto orgogliosa e grata a Fabrizio Plessi di aver tenuto a battesimo eh, la, la rivista. Eh, devo dire che, eh, ritornando al discorso dell'inglese e dell'italiano e dell'orgogliosamente italiani, certo. ci sono un paio di rubriche che invece sono direttamente intitolate in latino. Fantastico, <ride> non facciamo vedere le origini, le origini. Esatto, da dove veniamo? Cioè esatto. Noi possiamo occuparci d'arte contemporanea, quella più d'avanguardia, ma dobbiamo sapere da dove veniamo e con questo bagaglio probabilmente... Adesso non vorrei essere presuntuosa, ma vediamo meglio, vediamo certamente, più a fondo. Abbiamo più, abbiamo più strumenti. Le due rubriche col titolo latino, una è l'altra copertina che abbiamo intitolato Focus, che è proprio una volta per volta focalizziamo tutta l'attenzione con l'altra copertina e otto pagine su un artista. In questo caso è Claudio. Eh, sì, Claudio Rotta Loria, eh, insomma, è uno dei più importanti del, dell'arte programmata. Eh, L'altra rubrica in latino è una parafrasi <ride> ed è, guarda, cioè, eh, è, è, di Alberto, è di Umberto Cecchi insomma non occorre dire chi sia stato Umberto Cecchi, direttore no. della Nazione. Lo salutiamo, grande, anche lo salutiamo, lui, lo un Grande, grande sostenitore della rivista, è venuto a, far, a presentarci, a sostenerci anche ai nostri eventi del passato. La rubrica è una parafrasi ed è dubito ergo cogito, anziché cogito, cogito ergo su. su. Certo. E quindi l'idea del dubbio, come chiave di lettura dei come fenomeni, Un sano, sano esatto. cioè del fatto di riflettere e la riflessione parte attraverso il dubbio. Il dubbio cos'è? Porsi delle domande, è non prendere però l'occolato a tutto quello che vediamo e che accade, e certo. non seguire pedissequamente le mode del momento. Io ti chiedo anche, ecco, eh, so che hai in mente in programma per i prossimi numeri uno speciale, Speciale Venezia mi hai detto. So che poi sarebbe bello fare, non so, speciale Torino, speciale vari posti, magari. Ma Venezia, perché hai in mente questo? Cosa ricorre fatalità allora, per Venezia? Non per campanilismo. Perché no, io, sono, io sono veneziana. Eh, ma insomma, quest'anno corrono i 1600 anni dalla, dalla fondazione di Venezia. Esatto. Qua ritorna il, Ritornano le reminiscenze di quando da ragazzina facevo la guida turistica. Allora, Venezia fu fondata nel 421, in seguito alle invasioni barbariche. Attila il re degli unni, c'era la decima regione eh, romana che stava a quarto daltino, si sono impauriti insomma, da Attila, no? cioè dove passati certo. non cresce più un filo d'erba, si sono rifugiati in laguna perché i barbari non avevano dimestichezza con il mare e di conseguenza da qui è nata Venezia. Nasce Venezia. Allora penso che un'occasione simile per, da, per fare uno speciale dedicato a Sia questa unico, città, veramente. che già come città è unica al mondo, sì, sì, sì. per come... l'arte contemporanea è altrettanto importante tra Biennale, François Pinot, Guggena, in Prada c'è di tutto. Ecco, a differenza di altre città storiche italiane, Venezia è fortemente aperta al contemporaneo certamente, e certamente. questo dimostra anche la mentalità del veneziano, l'apertura, cioè il veneziano nasce come popolo di mare e quindi un popolo che naviga e quando uno naviga è in cerca di altri orizzonti si e, questa, e questa forma mentis eh, continua in qualche modo certo, ad esserci. Certo per l'apertura al contemporaneo. Quindi vediamo, insomma, come strutturarlo e poi anche per sostenere questa città che, insomma... Sì, tra in Covid, questo... acqua alta e tutto il resto, ne ha viste di sì, tutti i colori. Cioè, adesso, cioè, girare per Venezia è... È struggente, è bellissima, ma struggente per il vuoto che c'è. Poi penso a tutte le categorie, a tutte le persone che ci lavorano. Che fanno tanta eh, fatica adesso, è giusto. No, più che fatica, proprio disastri. E quindi il fatto di sostenere con una rivista ha una diffusione internazionale una città come venezia mi sembra che dia un ulteriore senso al lavoro che stiamo facendo una conferma esatto una un conferma. ulteriore senso cioè anche etico anche morale no? certo Altra cosa, allora noi, eh, io so che tu sei attenta al uh, cartaceo, una rivista, ecco, non l'abbiamo detto, bimestrale. Sì, bimestrale, già in edicola, io le scorse settimane ho avuto modo di anticiparvi dal 18 al 20 di novembre, sì. quindi ora c'è è già, ridicola, è in ovunque, questo tanti è mi hanno chiesto come fare, l'abbonamento, questo e quello, mi hanno scritto in molti anche eh, tra il corner, i social, i messaggi, eccetera, wow, chiedendomi sì. dove prendere la rivista, come faccio, quanto costa, dove la trovo. So Guarda, che c'è il sito, c'è tutto, quindi No, ecco. ma io sono, anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutte queste persone perché non era assolutamente scontato uscire con una rivista nuova e avere così tante richieste di abbonamento a scatola chiusa prima ancora di averla vista. Esatto. Per cui il ringraziamento è, è davvero doppio. Quindi secondo eh. te come è stata percepita questa mossa che hai fatto? Guarda, è un coraggiosa, rin... intraprendente allora, io, io mi sento folle, ovviamente. <ride> io mi sento folle. La percezione esterna è di forza, di, di questa volontà di non arrendersi mai, di rinascere, di. Di fronte alle difficoltà, non soccombere e eh, gettare il cuore oltre l'ostacolo. E diventa uno stimolo per me, ma poi tu lo sai, anche per tutto l'entourage, certo, per tutti certo, i collaboratori come. a proporre, a inventare, a per fare a sempre meglio. Per fare sempre meglio. Sì. Esatto, ogni, e ogni numero colgo bisogna colgo fare. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori che esatto. veramente con il vostro entusiasmo mi avete corroborata e sostenuta in questa follia. Vi dicevo, AV Art Mag, che non è solo eh, in formato cartaceo, ma è anche su tutti i social. Quindi siamo forti anche su quello, siamo, eh, siamo giusti per i nostri tempi, sempre di più il, il cartaceo, lo sappiamo, fa fatica. So, soprattutto per i giovani che scelgono di leggere online l'articolo sul sito, sui social. Guarda, è una scelta editoriale: Cesare, Vedi, nel esatto. senso che oggi se uno ha solo una rivista cartacea sembra antico Matusalemme. Se, <ride> Se uno ha esatto. solo una rivista online, sembra un povero Cristo che non può stampare, che non ha i soldi per pagare <ride> la tipografia, per fare, esatto, fare queste cose. Quindi l'insieme abbraccia, porta poi ad abbracciare un pubblico molto più ampio. Esattamente. Io devo ringraziare Claudio Francesconi che è il nostro webmaster che ha lavorato giorno e notte per essere pronto per uscire in contemporanea all'edicola con il sito, il sito è aviartmag.com, l'ha strutturato con le bandierine italiano-inglese, per cui il lettore inglese, di lingua inglese o comunque straniero, può trovarsi tutti gli Subito articoli già eh sì. tradotti nella, nella sua lingua ed è, insomma, Beh, sono hai fatto molto bene. <ride> Vedo dalle, dal tuo sguardo bene, che sei tu. proprio soddisfatta eh. tu per prima. Ho sentito sì, Place, sì, abbiamo sentito sì, vari artisti sì. tutti soddisfatissimi. Ecco sai, quindi... Un artista mi ha telefonato per dirmi: guarda, sono andata ad acquistarla, sono emozionato. Ci credo. Cioè, Mi ha emozionato. Dico, è proprio come me l'anticipavi, dico, guarda, avrei potuto anche deluderti, no? Perché quando uno con molto entusiasmo descrive certo. certe cose, poi dopo uno... Può vai, sopravvalutare invece. È, è, tutto qua, cioè, tutto, dire, <ride> giusto, tutto qua. Giusto, giusto. Ecco, quindi i, i migliori incoraggiamenti nascono da questo, insomma. Giustissimo, vero. Ecco, ti chiedo, visto che l'hai vissuta come una cosa molto fresca, di recente, che significa oggi aprire una rivista, ma soprattutto quali sono i passaggi, come si fa, quali sono le qualifiche, le competenze, i costi anche per farlo? Allora, eh, beh, come prima cosa cioè, ci vuole la nomina di un direttore responsabile che sia iscritto all'ordine dei giornalisti. Ecco, fondamentale, fondamentale questo. Fondamentale, altrimenti possono, si possono fare degli house organ, l'ordine dei giornalisti fa delle eccezioni. Per delle pubblicazioni che, lo dice lo stesso termine, sono degli organi aziendali, allora Adatto. lì puoi mettere anche il direttore della, della tua azienda. Certo. Mm, ecco, quindi questo. Poi esiste la mm, necessariamente devi reg registrare il nome, il marchio al, tr al Tribunale di Competenza in funzione della sede nella quale operi. Chiaro. Anche questa è un'operazione relativamente semplice. Ovviamente devi presentare la fedina penale, tutte le cose in ordine, i documenti, eccetera, certo, certo. ma i costi sono davvero minimi e io devo dire che li ho trovati anche molto, molto rapidi, veloci, insomma. Ecco. In dieci giorni eh, mi hanno dato... che È una cosa fondamentale eh, è anche questa. fondamentale. Certo. Cioè con uh, i, i tempi in media che servono per aprire un'azienda, un'attività, ecco. sapere... Un, un ma marchio... questa parte è stata molto, molto rapida. Le cose più fastidiose e burocratiche sono l'azienda, la casa editrice deve essere iscritta al rock. È ehm, il registro degli operatori economici in funzione della pubblicità. Ho capito. Io avevo già una società che era iscritta al rock, quindi è andato veloce. Ho saltato un passaggio lì. Ho saltato perché se, altrimenti sono piuttosto lunghi. ho capito eh, Fondando una nuova rivista che va in edicola, devi avere il codice a barre. Eccolo qui, e il qui codice nato, a barre. Guarda, qui sono nati dei dolori <ride> perché eh, il codice a barre lo, lo rilascia il CNR lo rilascia eh, dopo aver visionato online esattamente quanto verrà stampato. Quindi tu non puoi, cioè se, se vuoi essere onesto, cioè non è che gli mandi le bozze, poi dopo cambi, già definitivo. devi mandare la copia definitiva. Nel momento quindi, in cui stai per andare in stampa lo chiedi... E ti bloccano. <ride> Cioè, ci impiegano, cioè io mi sono spaventata quando ho letto lo riceverà entro 20 giorni. Dico, come è, entro 20 giorni? Ma sei edicola io. <ride> Giustamente. E devo dire che anche in quel caso ho trovato. Cioè, non hai un referente, ehm, non puoi parlare al telefono, hai tutti i moduli, funziona tutto per moduli, eccetera. Però devo dire che da quel momento in tre giorni me l'hanno dato. Sono stati fortuna, veramente bravissimi. Per fortuna. Anzi, li ringrazio. Anche, vista la situazione Covid, a maggior ragione, complimenti, a, ma sì, a maggior ragione. Sì, perché infatti dicevano. No, ma quando ho letto entro 20 giorni dico, oddio, adesso siamo a Natale. <ride> devo fare devo... il numero, esatto, gennaio-febbraio, perché sennò eh no questo è un No, ma devo cambiare anche tutta una Tutto serie eh beh, di, certo. di, di contenuti legati all'attualità. Esatto, argomenti ecco, che scadono magari, certo. Ecco, perché questo per noi è importante, cioè uscire... La scrive facendo scrivere la recensione di mostre che poi il lettore può andare Nova a spiegare. Certamente. Covid permettendo. Esattamente, ora infatti <ride> sarà stato difficile, io me ne accorgo con il corner. Andare a spiegare mostre che sono state chiuse, andare a fornire dati, indicazioni, luoghi, eccetera, nomi che non vengono più rispettati. Quindi io parlo di cose che ora diventano irreali, che vivono nell'etere, nel web e dal vivo non si, non si vede più niente. Allora concludiamo adesso in questa riapertura perché insomma, cioè anch'io eh, mi voglio unire alla lunga schiera di chi dice e sostiene che le gallerie d'arte e i musei sono beni di prima necessità. Sì, 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 sì. Anticovid, covid e, anti -covid. e, e, e andrebbe terapeutici, detto questo. terapeutici, terapeutici perché se, ma, cioè proprio, sta, lo stiamo vedendo, ne parlano le statistiche, c'è molta sì. depressione in giro, c'è cioè, molto abbattimento morale, ehm, la gente si trascina dal letto al divano, non sa dove sbattere la testa per i suoi pagamenti. Quindi eh, imparare dall'arte. Riempirsi la mente di bellezza e del contenuto all'interno di quella bellezza veramente ti, ti rinforza e, certo. e ti porta anche ad agire, a reagire e magari anche a trovare delle soluzioni alternative. Esatto. Perché Arti poi l'arte ti, ti aiuta, ti educa molto a questo. No? Cioè, l'artista non è mai scontato, l'artista vero, non ti offre mai una sola visione delle cose, ti offre quella visione e quella alternativa quindi è un'educazione un mentale esatto. a vedere sempre oltre altrove oltre a parte quello che hai sotto il naso in questo senso è, è davvero importante un'altra cosa molto in, eh, strana, ecco, molto bella anche che ho visto è cosa? il fatto che prima ancora che uscisse il primo numero, tanti mi hanno scritto non solo per chiedermi dove lo trovo quanto costa eccetera ma, perché, ma per chiedermi, ci posso scrivere anch'io? Quindi ecco, ah. io ti ho inoltrato un paio di curriculum, ce ne sono altri in attesa che aspettano tua risposta. Giustamente, ora siamo stati tutti impegnatissimi sì. con l'ultimo numero. Certo. Allora io ti chiedo quali sono quelle competenze non solo tecniche, ma anche proprio eh, la forza di, di volontà, l'intraprendenza, il quel, coraggio, quindi tutti quegli aspetti eh, umani anche che servono a chiunque per scrivere, per te come per un altro, ma che cosa deve avere un collaboratore di Award Mag? Allora, eh, qualcosa di molto semplice e di molto difficile assieme. La gran voglia di imparare è già una competenza specifica per certo. quanto riguarda la conoscenza perlomeno dell'arte contemporanea, unita anche a un po' di umiltà, perché io ho visto anche molte persone che si, si infastidiscono quando tu le correggi anziché ringraziarti, perché cioè, stai, stai, insegnando, <ride> verissimo, verissimo. stai insegnando un mestiere. Eh, certamente la predisposizione alla scrittura chiara, logica, semplice e immediata. Quindi una forma mentis altrettanto sintonizzata su questi concetti. Perché uno degli errori che fanno i giovani, e che ho fatto anch'io ai miei esordi, mh, è quello di... cioè tu vuoi dimostrare che hai studiato, eh tu certo, vuoi dimostrare cioè, che sai... Certo, all'occasione diceva ah, faccio vedere Fulmine e Saetta. E tiri fuori un, una, un, una fila enorme di paroloni, quelli più difficili, quelli che hai... Cioè, No, il lettore normale non ha bisogno di vedere, assistere allo sfoggio della tua cultura. La certo. cultura si deve sentire e percepire fra le righe. Eh, Gaetano Salvemini diceva, la cultura è tutto ciò che ti resta quando hai dimenticato tutto. Fantastica frase, fantastica. E quindi bisogna evitare questo sfoggio di erudizione che porta a chiudere la rivista, certo. che porta a non comunicare, perché in fondo noi quando scriviamo scriviamo per comunicare. Comunicare cosa vuol dire? Mettere assieme. Io devo mettere assieme il mio io con l'altro io. Esattamente. Mi rivolgo a un pubblico ampio per cui non so chi prenderà in mano certo. questa rivista, quindi ho il dovere di essere molto chiara. Esattamente. Quindi, e tu già in queste 5V... Metti subito lì l'accento, sì, è eh, il tuo spotlight quello, è quello. Sì, esattamente, esattamente. Quindi essere sintetici, essere essenziali con tutte le varie competenze del caso, chiaramente. Sì, ecco, poi ci sono appunto quegli aggettivi da usare 3-4 volte nella vita, magnifico, stupenda cornice. Che li uso sempre in tutti i corni. Ho i brividi lungo la schiena, di sì, fronte, non a un cose tale troppo... capolavoro. Capito, il capolavoro è un capolavoro, cioè vuol dire che ce n'è uno nella storia quell'artista, no? Esattamente. Eh, ma non può essere tutto un capolavoro. No, Quindi. esatto, ci sarebbe un elenco di termini da fare di termini proprio di cui la gente abusa sugli articoli in TV, mm. eccetera. E tu ogni volta ai vari stage che ho fatto da te eh, mm. in questi anni mi hai sempre detto Occhio ai tre punti, occhio ai punti esclamativi. Mi ho fatto una serie, io ho tutto quanto scritto era per dire proprio. Ma lui, lui si segnava, ogni volta che parlavo, anche così, però, ad alta voce, cioè, tirava fuori il quadernetto e prendeva gli appunti. Ah, esatto. No, no, era sì, da scrivere cioè, tutto questo. Togliere l'enfasi inutile, togliere ecco. la retorica. Togliere la retorica, togliere il parlarsi addosso. Questo, esatto, esatto. L'autoreferenzialità esatto. di chi deve scrivere per sé e non per l'altro che deve leggere. Eh, eh, cioè, sì, infatti, cioè, se tu mi chiedi come si colloca... Esatto, come si colloca tra tutto il panorama internazionale delle riviste. Allora, diciamo che esistono sostanzialmente due, due tipi di riviste, di pubblicazioni periodiche d'arte. Cioè quella stile rotocalco, quindi è un'usa e getta, è, è un'informazione, eh, non è molto curata nella grafica, un è il rotocalco, spiccia, esatto, è il rotocalco. Veloce. Esiste per converso il cioè chi cerca di darsi questo tono intellettuale molto, molto elevato, e, e lì io dico che sono le riviste che scrivono in critichese esattamente, verissimo. <ride> E darsi un tono troppo intellettuale, allora già l'arte è una nicchia. Cioè, quindi tu. Esatto, andai ad allontanarsi ancora di più. Allontani le persone, le fai sentire ignoranti, le fai sentire non all'altezza, alla fine le umili. Perché tu hai il dovere di non umiliare nessuno, perché nessuno nasce che sa già tutto. Quindi hai questo, questo dovere di. Eh, guidare piano piano ma guidare facendo appassionare esatto guarda la cosa più bella che può capitare e che in passato mi è capitata è quando uno ha, ha letto un articolo pubblicato e ti scrive e dice guarda dopo che ho letto il tuo articolo sono andato a, a visitare quella mostra esatto. grazie guarda è la stessa cosa per me dopo i corner che spesso mi dicono: ho preso il libro che tu mi hai detto perché l'hai presentato bene, me l'hai venduto bene. Io dico guarda, non sono qua per venderti il libro. Però ti dico quello che io ho sentito, io ho percepito. Se poi io sono in grado di andare a, tras a trasmettertelo, e tu poi scegli di prendere il libro, andare alla mostra, incontrare quell'artista, allora lì so che ho fatto bingo. Era quello il mio fine. Sì, che hai fatto qualcosa di, di molto positivo. Esatto. È molto positivo. In quel caso è, la comunicazione è avvenuta, cioè si è completata. Esatto, è proprio il dovere che ha il giornalista, perché tu sei direttrice ma sei anche giornalista. No, quindi tu stessa scrivi, eh, sì, esatto. esatto. Quindi il compito che tu senti è quello da direttrice di dire: bene, non voglio la rivista per l'elite. No, no nel per senso... l'elite le, intellettuale. Guarda, ricito Salvemini, Gatano Salvemini beh. diceva. Sai chi è l'intellettuale? L'intellettuale è quella persona istruita in maniera notevolmente superiore rispetto alla propria intelligenza. <ride> Fantastico. Allora, quindi io Sama non vorrei non se ne mai serve. essere un intellettuale. <ride> Fantastico. Eh, sì. cioè, Gaetano Salvemini ci ha servito una serie di perle in questo corner <ride> che io mi devo sì. scrivere, saranno il fulcro di un po' di post bene, futuri. Bene, bene. No, no, fortissimo. Eh. Ti dico allora, eh, per chiudere proprio, se hai delle idee, degli spunti, dei progetti per nuovi numeri... Quali sono i prossimi passi? Ora hai fatto un primo numero scioccante. Grazie. Quale sarà la seconda mossa adesso? Perché dovrebbero chi ci segue fare una, un abbonamento, magari per un anno, avendo solo il primo numero? Che cosa puoi dire loro per gli altri? Allora, intanto ringrazio della fiducia che, che avete dato a questo. Ecco. Esatto. Eh, per me, questo essendo il numero uno, è. Eh, Rappresenta un po' il, il mio nuovo biglietto da visita, diciamo così. E gli altri devono essere da questo livello in su. Devono confermare devono esatto assolutamente confermare questo. Per cui sempre maggiore attenzione all'internazionalità senza dimenticare il nostro orgoglio italiano, sostenere la, le nostre città giusto, giusto, eccetera. E spaziare il più, il più in alto possibile. Esattamente, io mi ricordo. Ecco, tu hai una sensibilità anche per andare a cercare quelle personalità che non sono solo, intervisto il critico, intervisto l'artista, ma il politico, Certamente. il giornalista, l'editore, il direttore della fiera, la casa d'asta. Tu sei molto più aperta verso queste dimensioni. Allora, sì, perché mh, dobbiamo dare la voce a chi ha un potere nel mondo dell'arte. Esatto. E, e quindi diamo voce a loro. E, e informiamo i lettori di cosa sta accadendo. E sono delle, delle persone chiave: no? cioè ehm, se intervisti un ministro della cultura, eh, insomma, andiamo a chiarire di che, che, che morte dobbiamo morire. Se eh, intervistiamo il direttore di una casa d'asta, ci dà il polso dall'interno del mercato e di quello che sta accadendo. Se intervistiamo il gallerista, che in questo caso va sempre alternato il gallerista giovane. Ah beh, con certo, l'entusiasmo, con, le, con le novità, con quello che sta proponendo, al gallerista di peso affermato che propone, insomma, mette a disposizione tutta la sua esperienza. Esattamente. E visto È una che. Una rivista tu... anche di persone, non esatto, solo di, esatto. È questo e di sculture. È esatto. Questo U che conta molto. Ecco, tu mi dici giustamente: Io vado a intervistare tutti quelli che non hanno voce, nel senso che spesso il sistema. Lascia in, di, in disparte. Oppure ce cioè, l'hanno. Hanno un potere enorme, ma mh, non si va a chiedere a loro l'opinione pubblica. Allora, io ho scelto proprio di richiamarti per lo stesso motivo perché io dico: quando noi andiamo a conoscere il mondo, lo facciamo tramite chi? Tramite ciò che il giornalista scrive. Esatto. Ma il giornalista non scrive di sé, quindi io devo sapere anche di lui. Quindi ora vado qui e chiamo loro, quelli che scrivono. Esatto. Allora è nata qui l'idea di richiamarti al corno, e credo sia uscita una cosa nuovamente molto bella. Eh, io non so quando ci rivedremo al corner. Io aspetto un altro numero da Capugio. ci sarà modo sicuramente devo. di fare dei reminder, far vedere la copertina nuova dell'ultimo numero, quello c'è sempre uno spazio al Grazie. corner per questo. E anche per te, Lorella, soprattutto. Grazie. Quindi è stato divertente. Ecco, io vi invito, noi manderemo verso la fine adesso un po' di loghi, un po' di siti, un po' di email, eccetera, da chiamare, da contattare per andare proprio a comprare il nuovo numero, è in edicola, lo sì, ripeto, sì. lo trovate, lo, lo tro... ecco, alcuni mi hanno chiesto, ma è in tutte le edicole? Io ho anche detto, mm, se no. fosse in tutte le edicole dovremmo stampare eh, 200.000 copie in tutta Italia, una cosa impossibile. Infatti, perché mi pare che in Italia... Ci siano 80.000 Edicole. No, Se anche esagirata. tu mandi due copie per edicola, 360, no. <ride> cioè, eh, ecco. poi non so con il Covid quante la crisi possono aver chiuso. Però insomma, insomma. No, esatto. diciamo che noi facciamo una distribuzione mirata. Esattamente. Assolutamente mirata nelle città italiane, nelle, mh, nel centro delle città. Aeroporti e stazioni sono sempre antistrategicamente i punti dove vendiamo di più. Adesso che non si può viaggiare tanto, probabilmente Bisogna il distributore le, le sposta, le gira in un altro modo perché poi ognuno ha il suo mestiere. No? Esatto, cioè, ma so, so che sei anche di Fiere, Art Basel, Biennale. Art. Quindi, tutti gli eventi più clou c'è sempre. A sì, esatto. A v. E questo eh. conta perché io mi immagino uno che giustamente dice voglio essere qui dentro. che garanzie per entrare qui e sei nel mondo, mondo dell'arte che conta. Ecco, sei sulle scrivania giusta. Esatto, perché io so sei... che tante gallerie hanno l'abbonamento, quindi i sì. galleristi che contano hanno questa rivista sulla scrivania esatto. e quando un artista finisce qua, finisce nella scrivania di Fondazione Prada piuttosto che del sì. Guggenheim, quindi I questo i conta. Questi musei che contano, esatto. eh... I collezionisti che contano. I collezionisti, anche loro giustamente. I collezionisti giustamente. che contano. Quindi è, è tutto, cioè cerco di eh, far arrivare la rivista, cioè chi c'è dentro arriva, se è un artista da, dal gallerista, dal collezionista, se è il gallerista, è nel museo che conta. È, cioè, esatto, cioè, quindi è un bramo, proprio è creare, una rete. creare, sì, esatto, una rete. Una rete che comunica. Fantastico. Abbiamo detto, credo quasi tutto, o meglio ci sarebbe qui da dire se andassimo in ogni singolo articolo, staremo qua non un corner ma 15. Allora io vi saluto rimostrandovi a V Art Mag in tutte le edicole, o meglio in quelle dove voi andrete a fare la richiesta, perché tanti mi hanno detto "Non la trovo". Ecco, chiedete ve la faranno arrivare al centro. Esattamente e poi c'è il sito. Sul sito esatto. si fa l'abbonamento, si trova tutto. Si trova. Quindi abbiamo detto tutto Lorella, io non ti posso stringere la mano, o abbracciarti, non si può fare niente. così non lo posso baciare, non lo so. Speriamo che vada via sto Covid in Francia. Dai, ci vedremo prestissimo più. alle fiere, ecco, tu sei anche in molte fiere, Certamente. quindi il primo rapporto fisico per ognuno di voi sarà credo la, la prossima, prossima fiera. fiera. Ecco, quindi l'appuntamento sarà? sarà la prossima fiera. Quando sarà? Io ti ringrazio molto Lorella, ringrazio voi tutti, vi auguro buona serata e a presto.